Ciao a tutti amici, ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video di gameplay. Oggi andiamo a giocare ad una conversione da arcade per Sega Mega Drive di un gioco della Sega del 1990 che si chiama Shadow Dancer. Come al solito, prima di iniziare vi chiedo di mettere un bel mi piace al video, di condividerlo sui social, di iscrivervi al canale, attivare la campanellina degli avvisi per non perdervi tutti i video e live che faccio quasi ogni giorno. Se volete aiutarmi, se volete supportarmi, abbonatevi al canale per voi dei video, delle live in esclusiva. Allora, beh, Shadow Dancer è un arcade fra i più famosi, credo. Parliamo del seguito di Shinobi, dove abbiamo appunto il ninja di bianco vestito con a fianco il cane. Parliamo di un platform beat 'em up, picchiaduro a scorrimento orizzontale, dove possiamo utilizzare sia gli shuriken che poter lanciare il cane addosso ai nemici per immobilizzarli temporaneamente per poi ucciderli. Ebbene, questo Shadow Dancer per Mega Drive, tra l'altro vi rimando agli altri miei video perché l'abbiamo giocato nella sua versione arcade, nella sua versione Commodore 64 e anche nella sua versione Amiga. Ma per quanto riguarda la versione di Shadow Dancer per Mega Drive, è una cosa un po' particolare. A volte accadeva che le conversioni per Mega Drive non fossero esattamente gli arcade così come li conoscevamo, ma venivano convertiti facendoli diventare dei sequel. Quindi lo Shadow Dancer di Mega Drive, con il sottotitolo The Secret of Shinobi, già si capisce che è un gioco nuovo. Quindi è un sequel diretto dello Shadow Dancer Arcade. Il gioco è simile nelle sue meccaniche, però ragazzi, io lo preferisco di gran lunga all'arcade. Prima di tutto per la grafica, per la giocabilità, per il sonoro, ha una più che discreta longevità, le collisioni con i nemici sono molto più ottimizzate rispetto all'arcade, è meno frustrante dell'arcade. Io lo ritengo un grandissimo gioco, forse uno dei più belli per Mega Drive assieme a Robocop contro Terminator. Quindi se non l'avete mai visto, andateci a dare un'occhiata. Il gioco lo conosco molto bene, quindi presumo di riuscire a finirlo con un credito. Quindi mettetevi comodi e vediamo come è andato il mio gameplay. Vai! Eccoci qui ragazzi, pronti a partire. Ora mi sistemo solo la disposizione dei tasti. Ok, via. Sono, mi pare, 5 blocchi di livelli. Ogni 3 livelli c'è il boss. Ok, via. Potete vedere la grafica fatta molto molto bene. Più stilizzata sicuramente della versione arcade, agli sprite più grandi. Però ha un suo fascino, secondo me. Okay. Il cane, tra l'altro, è molto più reattivo quando lo lanciamo. Non ci piega un'ora come nell'arcade. Alcuni boss sono gli stessi dell'arcade. Alcuni boss, alcuni nemici, volevo dire. Anche qui, a differenza dell'arcade dove dovevamo disinnescare le bombe, qui dobbiamo liberare gli ostaggi. Il primo livello è fatto. Occhio ai tombini ruttanti. Vai. Secondo livello. Occhio ai detriti. Che qui non ti uccidono, ma col boss ti uccidono. Uno sopra. Vai. Qui occhio perché si apre letteralmente il suolo e ci finisci dentro. Il cane si rigenera, ma noi moriamo all'istante. Qui c'è una vita, ogni tanto sparando, come un po' in Wonder Boy, si trovano delle vite sparando qua e là. Occhio al tipo qui che esce all'ultimo, vai. Allora abbiamo il boss, se non ricordo male, sì. Il boss non è particolarmente difficile, bisogna stare attenti. Allora, bisogna evitare assolutamente i detriti che arrivano dall'alto perché ti ammazzano e sparargli alla faccia, cazzo. Per evitare che mi vengano addosso, mi spara una magia. E nel contempo vado a uccidere anche il boss. Vai.
Sì, dai, il primo boss non è particolarmente difficile. Non sono particolarmente difficili i boss in realtà di tutto il gioco, ma solo l'ultimo, che a volte non riesco a farlo al primo colpo. Qui c'è il bonus stage, che a differenza di quello per arcade, dobbiamo praticamente lanciarci da un palazzo e ammazzare i ninja. Però è veramente complicato riuscire a farlo. Io raramente l'ho fatto, forse non sono neanche mai riuscito a farlo qui su Mega Drive. È paradossalmente più difficile, è più difficile di quello di quello arcade. Quell'arcade ogni tanto lo imbrocco, questo praticamente mai. Non so se ci sia una posizione precisa in cui mettersi, ma veramente veramente complicato. I ninja quando ti avvicinano non ti uccidono, cioè non si ferma il bonus, ma semplicemente passano oltre. 44, sono 50, ma non è facile, ragazzi, non è facile. Ok, andiamo sul ponte, sulla railway. Ok, cioè è proprio un altro gioco rispetto all'arcade. Ricorda sì le tematiche, le meccaniche, ma è proprio un altro gioco, ragazzi. Poi. Sono più high tech i nemici, sono più futuristici rispetto ai criminali che c'erano nell'arcade. Porca puttana! Non avevo visto che si materializzava il ninja, porca vacca. Mamma mia, ragazzi, stava per sparare, cazzo. Attenzione, se si muore, si rifà il livello completamente, eh. Non ci saranno magari gli ostaggi già liberati, ma il livello te lo rifai tutto. Porco due. Ho quell'elicottero che più avanti lo troveremo. Aspetta che... riusciamo a beccarlo, vai! Ora c'è il ninja rosso che salta cercando di ammazzarti, andiamo là sopra. Sì, i livelli rimandano un po' l'arcade, un po' le ambientazioni. Arco 2. Una vita, vedi che sparando qua e là la trovi. Ok, ora abbiamo il boss, che è anche questo non complicato, però bisogna stare attenti, insomma. Ok, qui è una faccia che esce dal muro con delle mani che ti rompono le balle. Allora, le mani si allungano, l'importante è stare lontano dalle mani per poi andare a sparare alla faccia il prima possibile. Il problema è che le mani fermano gli shuriken. Però insomma abbastanza facile, secondo me riesco a farlo anche senza magia. Vai. Ok, dai, manca una fiammella, orco 2. Mamma mia, qui ho rischiato grosso, porca vacca. Vai. E anche questo abbastanza semplice. Ok, altro giro di bonus, però ripeto, ragazzi, io non riesco a farlo sto bonus, veramente. Non so se fra di voi c'è qualcuno che riesce a farlo, se c'è scrivetemelo nei commenti, che sono curioso di capire magari come mettersi, perché io per esempio ho provato adesso a mettermi in un'unica posizione, effettivamente ci sono dei vantaggi, però vedi, qualcuno stronzo ti passa sempre, cioè magari uno ma passa. Porca puttana, qua mi sa che ne ho presi ancora meno di prima. 44. Complicato far sto bonus, ragazzi. Ok.
Stato a libertà, questo è un livello forse uno dei più complicati, magari non il più complicato, ma non tanto qui, ma quando si comincia realmente a salire sulla statua. Vai. Cane è velocissimo qui, altro che nell'arcade che ci voleva un'ora perché partisse, porca puttana. Oh, ci stanno anche i ninja verdi che saltellano, tipo dei camaleonti. Aspetta, aspetta. Perché se glielo lanci, mentre c'ha tutti gli scudi in mano, il cane muore, poveraccio. Gioco presente questo anche nella collection che trovate nel Mega Drive 2 Mini, di cui abbiamo fatto la recensione pochi giorni fa. Porca puttana. Ok, allora occhio, perché lì qua giù c'è una vita che abbiamo visto. Oh cazzo, eccola qua. Ma va a cagare. Ma con lo shuriken potenziato, con un colpo li ammazziamo. Come al solito, ovviamente bisogna salvare tutti gli ostaggi, Basso a destra c'è scritto save con le testine da salvare. Altrimenti non si può procedere al livello successivo, come era in Shinobi e ancora dopo in Shadow Dancer Arcade. Ok, questo è un livello dove stare attenti. Ogni piano, diciamo, ogni piano proprio della statua arrivano di ninja. Ma poi a rompere le balle arriva anche l'elicottero che spara come uno stronzo. Eccolo là. Occhio. Chiaramente ogni ninja, in base al colore, attacca in modo diverso. Cazzo! Qua me la gioco, ragazzi. Quattro ninja rossi che ti saltano addosso è un problema. Anche perché adesso arriva l'elicottero da sinistra, mi pare. Ah no, è più avanti, è il prossimo piano. Oh, cazzo, sono convinto che arriva un'altra volta l'elicottero, eh. Allora me lo sono sognato, ragazzi. Ero sicuro che arrivasse anche da sinistra. Dai. Ora abbiamo il boss, ragazzi. Il boss. Questo è un boss un po' complicato. Cioè, non è complicato, bisogna stare attenti. Allora, bisogna sparare in faccia alla stronza qui. E se non lo fai velocemente, lei ti lancia quei dischi che ha in mano. Eccolo là. Però io mi gioco già subito la magia. Vediamo se riusciamo ad ammazzarlo subito. No, un cazzo, dobbiamo colpire un'altra volta. Ah! Ecco, bisogna stare attenti, saltare e sparare. Quando te è troppo vicino... vai. Quando è troppo vicino salta e ti compare alle spalle. Questo, diciamo, è un boss di media difficoltà. Ora voi lo vedete così, ma che mi sono allenato parecchio, però non è così semplice, soprattutto quel boss là. Ok. Altro giro di bonus, ma ripeto, proviamo a metterci di qua. Come nell'archeo dovrebbe dare una vita extra se lo fai, insomma, ma oltre ai punti. Ma ragazzi, è dura dura. Impossibile, porca puttana. Ripeto, se qualcuno di voi ci riesce, me lo scriva nei commenti. E magari mi dica dove si mette esattamente per cuccarli tutti.
Ok, siamo al penultimo blocco di livelli, poi arriviamo agli scontri finali. Ora siamo dentro la montagna e qua cominciano. Questi sono livelli un po' più complicati. Vai. Poi potrei anche lasciarci le scorze, perché sono livelli un po' bastardi questi. Eccolo là. Che non iniziano a rotolare quegli stronzi se non li ammazzi, se non ti avvicini. Ora questo è un punto un po' maledetto perché ci sono. Puttana Eva, non ho visto che sparava lo stronzo. Vaffanculo. E come vi dicevo, si riparte dall'inizio del livello. Dai, cazzo! Porca puttana! Guarda che bastardi, loro ti buttano giù, ti buttano all'indietro e per punizione arrivano pure due ninja rossi, c'è il delirio. Ma vai a cagare. E qua, ragazzi, mi conviene giocarmela lottando così. Mamma mia, ragazzi, me la son giocata proprio lanciandomi proprio contro il nemico, cazzo. Vai! Ah, mi si era attivato il cane di nuovo, vai. I deficienti cadono. Porca puttana! Vabbè. Qua una vita ce la siamo giocata, ma insomma ne abbiamo conquistate parecchie. Ne abbiamo 8. Bastardissimo sto livello, perché ci si muove nell'ombra. E nell'ombra i nemici non li vedi proprio, eh. Dai, cazzo, quando. Voglio tirargli il cane a sto stronzo. Vabbè, insomma, cazzo. Alla fine mi sono avvicinato. Vai. E lì ce ne sta uno, vedi? Cazzo, occhio al tipo lì che non si vede. Porca puttana, ce ne stava un altro! Ragazzi, è difficile sto livello, va a cagare. Ma va a cagare. Allora, vai. Perché con le ombre sono bastardi. Allora vai con una. Attenzione che ce n'è un altro lì su. Vai. Madonna di Dio, vabbè. Qui me la gioco, ragazzi. Troppo casino qui. Ma ci sta l'ultima da liberare. Cazzo! Mi sa che li abbiamo ammazzati. Vai. Livello stronzo questo, eh. Ok, il boss mi pare. Ok. Questo è un boss un po' stronzo, bisogna stare attenti. Allora bisogna aspettare che sta ruota demoniaca si fermi e appena si ferma beccare il punto centrale prima che inizi a sparare fuoco. Tutto qui. È tutto qui. Qui mi sono giocato la magia, ragazzi, perché ho sbagliato e stavo per sputar fuoco. Paradossalmente lo scontro con la ruota non ti ammazza, ma ti ammazzano le fiammelle che sporca put. Porca troia. Vaffanculo. È un po' stronzo come boss, effettivamente.
Occhio. No! Ho dovuto lanciare la magia, altrimenti mi sarei morto. Ok. Basta beccare una volta, poi lui riparte, quindi non spara il fuoco. Vai. Dai che ci siamo stavolta. Ma vai a cagare. Niente ragazzi, non riesco. Ah, due volte pure. Vai, ok, manca una, dai, dai. Vai. Vabbè, dai, ci siamo fottuti due vite alla fine, ma... Bonus stage, l'ultimo, mi pare. Cambia niente, ma non riesco a farlo. Quello è il problema. Proviamo ad andare in scioltezza stavolta, dai. Ma che, un cazzo. Non si riesce, vai a cagare. Ma vaffan cagare. Sì, vabbè, ma come cazzo fai, dai. Oh, non riesco, ragazzi, non riesco veramente. 39, vabbè, 6.000 punti, ma... Disastro abbiamo fatto qua. Ok. Union Lizard, l'ultimo, ragazzi, l'ultimo blocco di livelli. Allora, ora ci sono delle stanze praticamente. Ogni stanza troviamo un tipo di nemico che abbiamo trovato durante il gioco. Ora, questa stanza è popolata dai soldati, diciamo. Ci sono solo loro. Fanculo. Quando ti avvicina l'uscita, non c'è problema, lui parte e nessuno ti può ammazzare. Dai cazzo, ci stanno i ninja rotolanti. Madonna, dove m'ero trovato, cazzo? Ok, ora ci sono quelli verdi, mi pare, sì, i camaleonti qua. Vai. Questa è la stanza più bastarda, perché ci sono i ninja, porca puttana. Qua è un po' un problema, Occhio. È un po' un problema. Cazzo! Vai. Madonna, porca. Mamma mia. Vai. E porca puttana! Aspetta che non faccio cazzate. Vai. Room 5, che cazzo c'è? Ah! I ninja neri che fanno la loro comparsa adesso. I ninja neri praticamente attaccano in tutti i modi. Sia con i pattern, diciamo, dei ninja blu, dei rossi, dei gialli. E sono stronzi perché li devi colpire almeno 3 volte. Cagare, cazzo. Ok. Ah, ce ne sta un altro da salvare ancora. Madonna che spacca maroni sti qua, ragazzi. Porca puttana. Mamma mia. Cazzo!
Ma va, porca puttana. Vai a cagare, t'ammazzo, stronzo. Vai. E ora abbiamo il boss, ragazzi. Allora, il boss è complicato, proprio complicato. Non so se lo faccio subito al primo colpo, mi ci potrebbero volere diversi tentativi. Allora, il boss non si può attaccare direttamente, devo aspettare che lui sguinzagli alcuni ninja. Dopodiché l'elmetto si alza e mostra il suo punto debole. A quel punto si può colpirlo. Però il problema è che sparerà anche del fuoco, quindi è un casino. Eccolo là. Ok. Vai. Lì, quello è il punto, il collo praticamente esposto, è da colpire. Solo che non è facile, ragazzi. Il problema è che se anche si prova a lanciare la magia, lui abbassa subito il casco, quindi è una merda, veramente. Cioè, diciamo che fra un ninja e l'altro devo aspettare che apra la testa, che si tolga il casco. Guarda che razza di casino, zio cane. Occhio. Occhio alle fiammelle. Tre colpi, ragazzi. Mamma mia, ragazzi! Ma porca la puttana armata! Ora scoperchia la testa. Vai, vai, cazzo, ce l'ho fatta! No, ne manca una, ne manca una, porca troia! Ma vaffanculo, cazzo! È il delirio, ragazzi. Non si riesco a ammazzarlo al primo colpo, generalmente non ce la faccio quasi mai. Vai, 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 vai! L'ho preso, l'ho preso! Vai, cazzo! Porca puttana, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Al primo colpo ce l'ho fatta, assolutamente, ma ammazza alla grande questo. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi, anche stavolta, dai. Dai. Qui New York è liberata. E grazie al nostro amico Shinobi. Ragazzi, che vi devo dire? Io vi ringrazio per avermi seguito fino a qua. Mettete un bel mi piace al video, condividetelo sui social, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina degli avvisi per non perdervi i video live che faccio quasi ogni giorno. Solite aiutarmi, se vi piacciono i miei video e i miei live, supportatemi con un abbonamento, per voi dei vantaggi e anche dei video delle live in esclusiva solo per gli abbonati. Grazie a tutti, ragazzi, è stato un altro bel gameplay, ci vediamo al prossimo video. Ciao 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 ciao.